parte, insomma, tutto il dopoguerra, di inquadrare ogni singolo episodio testimoniato da esperienza reale e concreta di chi aveva, come in un tribunale, diciamo, messo a verbale la propria dichiarazione ed esperienza, aveva inquadrato ognuna di queste dichiarazioni a verbale, diciamo, nel contesto politico del momento, come neanche gli autori se ne rendevano o se ne erano resi conto, e nella prospettiva storica, supportando il tutto non soltanto con le parole, questa era la forza di questo tipo di intervento, cioè supportando tutto questo non soltanto con le parole dei concetti, delle analisi, delle elaborazioni, del pensiero, teorica, eccetera, ma per la prima volta avendo, oltre che al concetto, la possibilità di testimoniarlo con i fatti testimoniati e raccontati direttamente dai protagonisti, fatti accertati e lì irrefutabilmente testimoniati da uomini in carne ed ossa, mostrando il rapporto tra analisi storica e uomini e tra teoria e prassi, anche delle e nelle esperienze concrete e personali della base operaia e comunista. Tanto per dire, una dicevano, capita, dice, andavano a piedi di notte per tenere le riunioni e tornavano tarda notte da Luino a Varese a piedi, mangiavano e dormivano, mangiavano quando c'era qualcosa da mangiare e dormivano nel solaio della federazione del PC. E qualcuno diceva, appunto, un altro metteva la pistola sul tavolo quando andava a trattare con il padrone, no? Questo era poco dopo la liberazione, diceva, erano martiri, oppure venivano raccontati come aneddoti. Beh, lui davvero disse, se io avessi dovuto considerare questo libro dal punto di vista degli aneddoti, io non sarei neanche venuto a parlarne, perché qui non ci sono aneddoti, qui ci sono fatti e realtà storiche e concrete. Questi non erano aneddoti, erano eroi, ha detto Luigi, questi erano eroi che credevano in quello che facevano. Quindi questo per dire come la forza di una testimonianza supporta poi anche l'idea e la teoria, no? Cioè, non l'ho solo detto perché l'ho pensato, l'ho elaborato teoricamente, ma ho la prova qui, pratica, concreta, di 64 persone che hanno testimoniato e detto come vivevano e cosa facevano. E quindi diventa teoria prassi, diciamo così, sostenute reciprocamente l'una dall'altra, e quindi inattaccabile, diciamo francamente inattaccabile. Tant'è che, per esempio, un'altra cosa che notava, che in tutte queste testimonianze di comunisti, allora era appunto la svolta della Bologna, poi caduto il muro di Berlino, l'Unione Sovietica, allora non possiamo più essere comunisti perché è caduto il muro di Berlino, in queste 800 pagine di testimonianze, la cosa che si nota subito che è stata anche Salvatore, non c'è una volta che una volta sola citata l'Unione Sovietica, citata come motivo del proprio essere comunista ancora più. Cioè non esiste neanche, proprio non c'è la citazione. Ognuno racconta che era comunista e perché era comunista, per i suoi ideali, per i suoi obiettivi, per il suo essere, per la giustizia, per la libertà, per l'eguaglianza, eccetera. Mai non esiste, lo può constatare chiunque, un riferimento all'essere comunisti perché c'era l'Unione Sovietica. Questa era la più grande dimostrazione della falsità su cui stava nascendo il nuovo trasformismo dell'89, no? Che invece ci ha portato alla situazione politica di oggi.
Oltre però agli studi interdisciplinari del liberalismo e del fascismo, D'Albergo ha anche potuto avvalersi della grande scuola del partito di massa gramsciano, cioè la scuola dove l'operaio e il militante di base diventavano ed erano intellettuali organici, cioè loro stessi dotati di una preparazione teorica e culturale e quindi in grado di svolgere un'opera di elaborazione, di formazione culturale e di direzione politica. Non si fatica a sapere e a credere che erano soprattutto questi intellettuali operai, armati di teorie e capacità di direzione, che interessavano di più e a cui guardava maggiormente Salvatore D'Albergo, il quale non si peritava di sottoporre alla loro valutazione critica i testi, anche quelli di apporto teorico, compresi questi libri, che scriveva prima di pubblicare. Io stesso i suoi testi li conosco più che altro per averli letti, per aver letto i loro dattilo scritti che non gli stampati. Cioè lui sottoponeva le sue opere, anche quelle più teoriche, alla lettura del lavoratore, dell'operaio, per avere, come si può dire, quasi il conforto di non essere fuori dal mondo o di stare volando o astraendo dalla realtà sociale che è quella invece rappresentata dagli uomini in carne ed ossa che lavorano, vivono, studiano, eccetera, eccetera. Però tutto questo ancora non è sufficiente, a mio avviso, se non si considera e non si sa che era politicamente e culturalmente del tutto e assolutamente autonomo. In una fase in cui gli intellettuali italiani, per malsane ambizioni, sono preferibilmente subalterni persino a quella che oggi è una politica culturalmente insignificante. Così che ogni loro azione o comportamento, anche nell'esprimere una critica, si mantiene sempre all'interno dell'opportunità politica, persino quando è necessario quantomeno specificare l'antinomia tra la corretta e coerente analisi culturale e la classe politica. Puoi fare il tuo mestiere, sei intellettuale, almeno dal punto di vista culturale e intellettuale, di come sarebbe la cosa. Poi sul piano politico un altro può fare un compromesso anche di principi, di valori, eccetera, ma tu devi, se sei onesto intellettualmente, devi dire come stanno le cose. Viceversa, abdicano alla loro funzione, pur di non superare mai i paletti prefissati dalla politica della classe dominante, a cui vogliono appartenere o apparire come parte di essa, anche a costo di mediare sui principi e persino subordinandoli alle necessità del politico del momento. E per quale motivo poi, se non per restare nell'establishment politico-giornalistico, per la carriera o per quell'immarcescibile soggettivismo e narcisismo che non ha mai nemmeno sfiorato Salvatore, alimentato dallo stesso giornalismo che è sempre è tutto di regime anche quando si qualifica come alternativo o millanta di essere di opposizione. Beh, Salvatore si stupiva persino del fatto che alcuni di coloro che considerava pure prestigiosi e degni di stima, potrei fare anche i nomi, si mettessero in gara solo per ottenere anche un semplice seggiolino di un consiglio comunale. Non riusciva a spiegare come una rinuncia alla propria funzione per un seggiolino in consiglio comunale. Cosa comprensibile se si pensa che quando lo inserirono come giudice del Tribunale dei Ministri, ricordo l'affanno con cui si precipitò a trasmettere che non accettava, col timore che in pieno agosto il suo telegramma non arrivasse entro i 3 giorni concessi per distribuire. Era una corsa contro il tempo per dire io non voglio far parte del Tribunale dei Ministri. Era come se dicesse ti voglio mettere nella corte, eleggere giudice costituzionale. Beh, io non accetto il voto. E
invece rifiutava persino una carica che chiunque, qualunque intellettuale, giurista, eccetera, sarebbe corso, avrebbe fatto qualunque cosa pur di accettare. Al di là dei suoi quindi inarrivabili apporti teorici che verranno messi in luce in altre occasioni successive, quel che urge maggiormente è celebrare quegli aspetti di questa sua personalità e autorevolezza, manifestatasi con la rara capacità di garantire unitarietà complessiva sia ad una tematizzazione politica culturale che ad una realtà sociale, politica e economica assai articolate. Dagli anni in cui si elaborava e si organizzavano i movimenti di base e di difesa della riforma sanitaria, Salvatore peraltro venne consultato dalla senatoriale commissione d'inchiesta sulla sanità, a quelli del diritto di difesa del diritto di sciopero, a quello degli autoconvocati comunisti, eccetera. Insomma, gli anni di ricerche e di pubblicazioni socioculturali del Centro Il Lavoratore, del Movimento di Rilancio dei Valori Sociali della Costituzione e così via. Tutti quegli anni. Insomma, per tutto quel cinquantennio e oltre di contributi critici e pluridisciplinari in cui Salvatore ha saputo non solo mettere a fuoco i temi tra loro collegati e collegabili alla irrisolta ed ora ulteriormente aggravata questione sociale e della socializzazione e democratizzazione dei poteri, ma anche agire in coerente rapporto tra teorie e prassi intervenendo direttamente nella e partecipando personalmente all'attività